questa crisi della linea è finita oppure no? Speriamo di sì, anche se la vedo molto, molto dura, perché abbiamo mostrato che senza Biraschi la nostra difesa pecca non poco. L'allenatore come lo vedi in questo momento? L'allenatore ha commesso alcune pecche, però comunque i limiti della rosa si vedono, quindi non è tutta colpa sua. È una riunione condominiale che stiamo facendo. La crisi dell'Avellino è finita oppure no? Io penso che sia per finire, perché c'è un risveglio, poi non è stata mai addormentata, secondo me la squadra ha avuto una certa calo, ma penso che si potrà anche riprendere. Quanti giocatori servono per il mercato di gennaio? E penso a me un paio di difensori qua a Cattancante, così come sono stati promessi, però non so se verranno. Se Taccone fa questo regalo per la Befana oppure no? Speriamo che lo faccia. Uscirà il sole per questo Avellino oppure no? Come già ho detto in un'altra trasmissione, Sempre su Sport Channel e Irpinia TV. io avevo garantito 9 punti, cioè secondo me erano quelli che potevano nelle gare che dovrebbero che dovevano precedere, cioè l'Avellino, cioè quella di Lanciano e quella là di Como, l'Avellino avrebbe recuperato 9 punti, Ora secondo dobbiamo me. vedere se hai ragione oppure no. Intanto ho preso i primi 3 punti, poi dopo Ok. vedremo che cosa succede. Io penso sempre bene di quello che. Lo so che ci stanno difficoltà, ma mancano tanti elementi, la squadra che non andava come doveva andare, però adesso almeno ci abbiamo messo tutta la forza che tenevamo all'interno e il cuore, che è stata una cosa importante. Fondamentale. Secondo me, no. No. No, finché rimane Tesser, secondo me. Continua la Sì, crisi. sì, sì, sì. Anche se l'identità di gioco ci sta, però il problema sono i giocatori, che la difesa manca. E secondo me si deve fare qualche innesto anche al centrocampo. In attacco se va via Trotta. Se va via Trotta, un altro attaccante, però comunque il reparto è completo, ci sta Moculo, ci sta Castaldo, Tavano. Quindi confidiamo nell'attacco dell'Avellino? Nell'attacco della linea come io sono molto 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 numeroso di Castaldo, però una cosa che posso adesso poter dire per il trasferimento di Trotta, io non sono d'accordo perché Trotta è un elemento che per l'Avellino con Castaldo e qualche altro attaccante potrebbe andare benissimo. Finita la crisi dell'Avellino Calcio No, io penso di no, perché. o no? Sabato con il Lanciano, che succede domani con il Lanciano? Possiamo anche vincere. La salvezza è un obiettivo possibile. Penso proprio di sì. Perché poi gli uomini li teniamo noi. Ma non so se è questione di allenatore, Comunque lei è ottimista. Sì, io penso che ce la facciamo. Pronostico per domani. 1-0 Castaldo. Tornerà finalmente al gol e Sì. l'Avellino uscirà dalla crisi definitivamente. Lo spero.